e i campionati regionali giovanili. Va ripristinata, secondo me, la formula più completa che c'era due anni fa dei play-out, play-off, che collegassero il girone regionale con il territorio, per cui le prime del girone provinciale sono motivate a partecipare, a gareggiare, anche quando sono terze, quarte o quinte in classifica, perché possono avere l'opportunità di confrontarsi con la quart'ultima o la quint'ultima del campionato regionale, quindi tutto rimane in gioco, nessuno si rallenta la tensione magari falsando il campionato. E questo è un principio, così guadagniamo tempo, che io estenderei, se possibile, a tutti i campionati superiori, naturalmente concordandolo con le società. Se le società daranno un gran consenso a inserire i play-out e play-off in tutte le categorie dove sarà possibile, secondo me si avranno dei campionati più interessanti. Ci sarà la situazione per cui ogni eventuale ripescaggio non sarà mai discrezionale, ma sarà frutto della classifica che si comporrà in base ai risultati play-off. E certamente, ripeto, saranno sempre di meno le squadre che mollano e che a metà campionato possono falsare l'esito finale. Sulla formazione, è evidente che gli interlocutori principali sono l'AIA, che è il settore tecnico, per quanto riguarda la formazione tecnica. Invece saremo noi stessi per quanto riguarda la formazione dei dirigenti. Sui dirigenti dovrà essere studiata una formula più appetibile, non la classica full immersion di 3 giorni che il dirigente arriva lì e dopo 6 ore è cotto, ma piccoli e brevi appuntamenti distribuiti nel corso dell'anno con tematiche mirate, in modo che un lunedì del mese di gennaio magari deve andare il medico, il lunedì del mese successivo va il responsabile degli aspetti fiscali, il lunedì ancora del mese successivo va colui che si deve preoccupare della gestione del campo e così via. Cioè trovare piccoli appuntamenti brevi ma intensi. E, chiaramente sul discorso dei corsi allenatori, dei tecnici, i corsi con i TCC sono dei corsi che si fanno normalmente per coloro che non hanno la possibilità di fare i corsi allenatori di base per questione di anzianità, di calciatore, di punteggio. E però sono quei corsi che ci garantiscono la copertura dei settori giovanili e la possibilità di attivare le scuole calcio. Quelli si sono fatti ogni anno, forse l'anno scorso c'è stato un buco, ma sono già in programma già per quest'anno e ogni anno ci saranno. Sarà compito del Comitato regionale, d'intesa col settore giovanile, valutare dove è con l'AIAC, dove è opportuno farli e dove invece per il momento non è opportuno farli. Ci stiamo avviando, vero? Sì. Taglio qualche passaggio, ma perché qualche cosa bisogna pur tagliare, se no non ci stiamo. Il rapporto del Comitato regionale sardo della Lega Nazionale Dilettanti con la sua struttura nazionale nazionale. In tanti chiedono, anche giornalisti, che posizione avrete voi con la struttura nazionale? Beh, intanto c'è una struttura burocratica, gerarchica, per cui è chiaro, la struttura nazionale sarà sempre il nostro punto di riferimento. Però questo non ci impedirà, con i dovuti modi e con argomentazioni che io auspico che siano condivisibili, di fare in modo che le peculiarità della nostra regione possano in qualche modo essere tenute in considerazione, al punto che alcune regole possano essere anche rivisitate. Mi viene in mente il discorso dei fuori quota, mi viene in mente il discorso dei primi di preparazione, mi vengono in mente tanti altri aspetti che sono delle regole, esistono e vanno rispettate, però possono essere ridiscusse, possono essere rivisitate insieme ai dirigenti nazionali, e se comprenderanno che una regione di 1,5 milioni di abitanti in un territorio così vasto è in una regione così è un problema continuare il discorso di 2 fuoriquota giovani, di 3 fuoriquote giovani, perché non si trovano e perché magari costano più che giocatori invece normali, quelli seniores, probabilmente si potrebbe anche arrivare a una soluzione diversa, che invece di avere un obbligo si può avere una premialità per chi ragazzi li utilizza. Ma sono soltanto degli esempi per il metodo che intendiamo portare avanti e, come ho detto prima, confrontandoci sempre con le società. E gli arbitri, non è competenza della Lega, voi sapete perfettamente che non è competenza del Comitato Regionale della Lega entrare nel merito della loro attività formativa. Il successo di un arbitro non può essere né responsabilità né merito della Lega Nazionale Dilettanti, però
siccome dobbiamo fare l'interesse delle società, se noi possiamo, nel rispetto delle regole vigenti, dare un supporto alle sezioni arbitrali, perché almeno i servizi primari, come può essere quello del pronto aia quando ti manca l'arbitro la domenica, o quello di in convenzione con le società di mettere a disposizione i campi di calcio vostri, perché loro possono effettuare il loro allenamento, perché gli arbitri si allenano. Però fanno fatica, devono andare a chiedere sempre a un comune, all'amico, se gli danno un campo. Ma perché non si fa un accordo fra la società e una volta al mese quella società per quelle 3 ore mette a disposizione il campo e quindi a turno riusciamo ad esempio a ospitarli tutti? E magari in un accordo con loro si può anche studiare se, regole permettendo, possono anche arbitrarci qualche amichevole, non sarebbe mica male, tutto sommato. Infine, salto il fatto che è necessario incontrarsi con gli arbitri, con i tecnici, magari anche con i capitani, perché all'inizio della stagione sarebbe bello per poter capire intanto quali sono gli obiettivi che ognuno delle competenti deve portare avanti e anche il metodo con cui si deve convivere per tutta la stagione. Però questo vedremo se sarà possibile, che tante cose non sono consentite dalle regole. E per terminare, la sede federale è un altro di quegli argomenti che secondo me è un non argomento, nel senso che tutte le volte mi viene chiesto da giornalisti o da altri o anche da voi cosa intendete fare per la sede federale. Tanti anni fa il professor Pies e il suo direttivo insieme a voi aveva deciso che invece di avere indietro poche centinaia di migliaia di lire all'ora, se non meno, divise fra tutte le società, questi fondi venissero accantonati per poter realizzare una sede della federazione, la casa delle società, in quanto la federazione non ce ne ha una propria e comunque quella che ha non è adeguata per le esigenze. E tutti insieme per anni, anno dopo anno, assemblea per assemblea, voi ratificavate questa scelta. E finalmente, dopo tanti, tanti e tanti anni, si è raggiunto una cifra che potrebbe essere sufficiente per la realizzazione di quest'opera. Cosa accade? Accade che la Regione mette a disposizione del CONI una struttura che potrebbe essere soddisfacente per i bisogni della sede federale, perché il CONI questa struttura la dovrà utilizzare come sede di tutte le federazioni sportive. C'è stato comunicato, ma è una cosa recente, di qualche mese, che questa sede potrebbe essere adeguata anche per le nostre esigenze. È evidente che se questo accadrà, quando accadrà, se noi dovessimo essere coloro che gestiranno il comitato, valuteremo con la massima attenzione la proposta che il CONI ci farà e insieme alle società rivaluteremo come questo investimento immobiliare debba comunque essere fatto, perché solo in quella voce può essere utilizzata quella somma. Non sarà fatto nessun colpo di mano, Presidente, né in un senso che quei soldi non verranno spesi in ristorante, né nel senso di fare delle cose che non siano concordate con le società. Perché ho detto la parola ristorante? Perché ho usato la parola ristorante? Sapete quanto sarebbe stato facile, anno per anno, quando c'è da restituire complessivamente 100 milioni o 50 milioni, non so quanto, organizzare un torneo qualunque, invitando amici e ospiti e consumare di anno in anno senza lasciare niente dopo tanti anni? Era facilissimo. Era facilissimo. Beh, io credo che di questo, se oggi la sede federale e quei fondi sono un argomento su cui possiamo discutere, è grazie al professor Piras, a voi e al direttivo che lo ha accompagnato.